Signora, lei ha pescato un bussolotto sbagliato. Queste sono state le parole del mio medico quando sono nata a mia madre. Questo perché io sono nata con una malattia rara. Esattamente, la mia malattia si chiama agenesia del sacro. Ciao Elisa! La mia malattia si chiama agenesia del sacro. È una malattia che colpisce uno su 60.000 nati. Pensate un po' che fortuna, oggi sono qui. Quell'uno sono proprio io. Ecco, nelle forme più gravi la mia malattia prende il nome anche di sirenomalia. Ecco, come le sirene con le gambe attaccate. Per carità, io ho sempre amato le sirene e da bambina, anzi, avrei proprio voluto essere una sirena. Però da adulta, quando guardiamo il mondo con occhi diversi, no, quella coda da sirena non la volevo. Non volevo queste gambe così diverse, non volevo nascere con una disabilità. È vero, la parola diversa, diversità, mi ha accompagnato per tanto tempo. E se prima magari storcevo un po' il naso, mi dava fastidio, io oggi voglio analizzarla insieme con voi e farvi capire che in fondo la diversità che cos'è? È un insieme proprio di caratteristiche oggettive, soggettive, che ci rendono poi unici e speciali rispetto agli altri. E queste differenze in realtà si possono e si devono, come lo stiamo dimostrando qui oggi, si devono trasformare in opportunità. E come? Con l'inclusione. L'inclusione è una parola che ad oggi se ne sente tantissimo parlare, però io per tante volte non l'ho sentita sulla mia pelle. Perché? Perché purtroppo vedo poco senso civico, vedo le barriere architettoniche che ancora oggi nel 2022 ce ne sono tantissime e sento sulla mia pelle le barriere mentali. Come? Uno sguardo di compassione. Una frase poco carina, un esempio tipico quando mi viene detto che peccato che tu sei disabile, altrimenti saresti stata proprio bella. E vabbè, come a dire, guarda, disabilità e bellezza sono due mondi proprio opposti. Io a questa frase, e vi giuro mi è stata detta più volte, ci ho creduto veramente, quindi dicevo, Benedetta, se sei disabile non puoi essere bella. Mi guardavo allo specchio e non vedevo le mie caratteristiche fisiche, non lo so, magari i miei capelli biondi, i miei occhi azzurri. Vedevo semplicemente le mie gambe piene di cicatrici, vedevo i miei piedi un po' storti, vedevo la mia sedia a rotelle e le mie stampelle. Poi sono arrivati i social. Quando sono arrivati i social, in un primo momento ho detto, ecco, qui io posso essere normale, posso essere una ragazza senza disabilità. Sapete cosa ho fatto? Io facevo foto a mezzo busto, quindi mostravo una Benedetta senza sedia a rotelle, solo di viso. Poi a un certo punto un ragazzo mi invitò ad uscire e vide la mia carrozzina. Ovviamente disse, scusa, ma tu hai una disabilità, perché la tieni nascosta? Perché non la mostri? Ebbene sì, una volta spento quello schermo del cellulare, io facevo i conti con lo specchio. Quindi è per questo che ho abbracciato con forte entusiasmo il progetto di DAV ed essere per la seconda volta ambassador del progetto autostima di DAV per me è una grandissima emozione, perché DAV poi è stato il primissimo brand, è stato proprio un pioniere di questa bellezza senza filtri, di una bellezza vera, un inno proprio alla bellezza universale di ogni tipo di donna. E quindi essere qui su questo palco e parlarvi di autostima, di inclusione, di unicità di ognuno di noi è per me una grande rivincita contro il bullismo, contro tanti soprusi ed ingiustizie. Però io vorrei che le mie parole oggi, innanzitutto spero vi possano rinfrescare, ma poi spero che vi trasmettano tanto. Vorrei tantissimo che domani, quando vi guarderete allo specchio, dopo aver partecipato ad una giornata dell'autostima così bella, imparerete a capire che quelli che voi magari definite difetti, in realtà non lo sono, sono semplici caratteristiche. Quindi capite che avere il coraggio di essere se stessi è importantissimo. Vi lascio con una frase che mi ha aiutato tanto in un periodo ecco, un po' più buio della mia vita. È una frase di Oscar Wilde, ma per me ha significato tantissimo. Amare se stessi è una storia d'amore che dura tutta una vita e ve la dedico. Devo dire che la tua frase di Oscar Wilde era più bella della mia sulla carta da parati.
Allora, io chiamo gli altri partecipanti al secondo panel, quindi vorrei qui con me Benedetta, Oksana Lipka, Beatrice Valli e Sara Ventura. Intanto che si accomodano le nostre ospiti, vi ricordo, come sempre, che basterà inquadrare il QR code sull'Edwall e potrete fare tutte le domande che volete, ma parto io e mi piacerebbe partire con te, Sara. Intanto dovete sapere che io sono veramente felice perché io e Sara ci scriviamo da mesi, in realtà. Io la guardo e ogni volta penso, Dio, devo allenarmi! E comunque tutto quello che fa è una militanza motivazionale, mi piace definirla così, perché Sara è un ex tennista professionista e tu sai perfettamente quanto il nostro corpo sia il nostro primo strumento per muoverci nel mondo e per portare la nostra unicità nel mondo. Ma essere portatori di unicità è anche estremamente faticoso, soprattutto se il mondo guarda con sospetto e a volte un po' anche di paura ancora la diversità. E ti chiedo quanto coraggio hai dovuto avere tu, per esempio, per il tuo di corpo. Grazie Chiara, innanzitutto veramente sono felicissima di conoscerti di persona perché sono felice di essere qua e ti stimo tantissimo, quindi grazie mille. È una stima vicendevole. Bene, per parlare di autostima devo per forza iniziare da quello che è stata la mia esperienza come sportiva. Io nella vita ho giocato tennis, è stata diciamo la mia prima vita, ho fatto la tennista di lavoro e è stato un giudizio perenne, perché ovviamente quando fai uno sport di lavoro l'obiettivo è la performance, no? Quindi c'è un obiettivo di vittoria, di sconfitta. I famosi voti con cui abbiamo aperto il panel con Sandro Marenco, qui è molto peggio di un 4, qui o vinci o perdi. Sì, poi tra l'altro a scuola se studi, se ti applichi, il risultato bene o male ce l'hai. Nello sport non è detto, perché ci sono tante componenti come ad esempio il talento oppure anche magari delle possibilità anche economiche che ti aiutano a fare delle scelte piuttosto che altre, quindi il risultato non è mai garantito. C'è anche la fortuna, perché tu puoi provare, penso alle ginnaste, un esercizio che ti viene meravigliosamente bene e sì, poi quel giorno lì è il giorno in cui tutto va in crash e quindi tutto il lavoro che tu hai fatto svanisce sì, in un istante. Ma nella ginnastica magari c'è questa cosa che obiettivamente ti mette più pressione, il fatto di avere magari 10 secondi di gara e dover dare tutto lì, magari ci sono le Olimpiadi che poi capitano dopo 4 anni. Nel tennis invece dall'altra parte si gioca tantissimo perché si giocano 30 tornei all'anno. E ogni torneo è fatto di una settimana di partite dove per vincere il torneo devi vincere più o meno 7 partite di fila. Questo vuol dire che ogni settimana e ogni giorno tu vinci e perdi, perché è impossibile vincere sempre tutti i tornei, no? Quindi è una scuola sul trovare quello che io chiamo un equilibrio dinamico tra vittoria e sconfitta. Quindi è un lavoro quotidiano sulla fiducia. E, a proposito di fiducia, come hai portato il tuo corpo? Il tuo è un corpo da atleta ed è un corpo molto muscoloso ed è un corpo che per tutti questi muscoli è stato giudicato perché non eri abbastanza femminile, ti veniva detto questo, vero? Sì, è una cosa strana perché adesso mi capita spesso di sentirmi dire hai un fisico incredibile, no? E invece io per anni ho dovuto combattere contro pregiudizi sul corpo perché il corpo da sportiva non viene spesso accettato come un corpo femminile, non viene definito come, viene sempre definito come un corpo maschile, no? Infatti frasi che mi capitano spessissimo sono state sei un uomo, sei una donna, hai delle braccia da uomo. E io non ho mai creduto, non ci credo al concetto di bellezza perché penso che sia talmente soggettiva e però per arrivare a dirlo a voce alta in questo momento c'è stata una strada che io ho fatto, un percorso di terapia di anni.
qua siamo dove? Tutti nella scuola. Siamo tutti. Woody Allen, siamo tutti sotto psicanalisti. Dove per arrivare a dire, ok, io sono come sono e mi piaccio, ha voluto dire tanto lavoro per me. Perché comunque... parlavo 2-3 settimane fa con Fiona May, sapete tutti, ha vinto le Olimpiadi, e mi sono trovata vicina a lei perché anche lei ha avuto per anni questo dito puntato sul fatto, sul suo corpo, no? Perché visto dall'esterno abbiamo magari dei corpi favolosi, però in realtà dall'altra parte veramente ci sono preconcetti allucinanti. Poi io sono una donna, sono lesbica, sono una donna omosessuale, quindi il pregiudizio sul corpo si unisce poi sul... Io ho sempre avuto delle compagne comunque femminili, una compagna molto femminile, quindi il pregiudizio sul corpo si unisce al cliché, certo, del hai una compagna femminile. Certo, perché quindi, qui è una somma di stereotipi. E di... È una somma di stereotipi. E, io ho iniziato a parlare della mia omosessualità perché secondo me è importante alzare la testa e dirlo, soprattutto anche è oggi, quando capitano ancora delle cose allucinanti, come quello che abbiamo letto sui social in questi giorni, della donna transgender che si è suicidata. E la frase che mi ha colpito tantissimo, che ha detto: sono talmente brutta che non faccio neanche pietà. E quindi il dire e parlare della nostra unicità e parlare di quanto siamo speciali, al di là del giudizio estetico di altri, è importantissimo, perché situazioni così non devono più succedere. Situazioni di un dolore così sconfinato e che non può trovare... Incurabile. Esatto. E a proposito però di cura, c'è una cosa che a me piace molto, perché tu sei una coach. Sì. E a tutti gli effetti aiuti molte persone, sì, ad amare il proprio corpo proprio per l'unicità, sì, del loro corpo. E quello che tu fai è un percorso fisico, ma è anche un percorso emotivo, di guida. Tu li conduci in un viaggio, li studi il loro corpo e capisci per ogni corpo che ti trovi davanti qual è la strada migliore che potete percorrere insieme. Tra l'altro io sono andata a studiarmi, ho capito che io faccio parte della body shape pera, quindi verrò da te, dovremmo fare qualcosa. Però ti chiedo, sì, quello che tu prendi tra le mani ogni volta è un compito, sì, perché aiutare le persone ad amarsi anche attraverso appunto una trasformazione fisica è una cosa tosta, bella, ma impegnativa. Io ho deciso di portare quella che è stata la mia esperienza sul campo da tennis, poi nella mia vita, diventando un coach, dove la cosa più importante per me è aiutare le persone a tirare fuori le proprie qualità. Quindi a non andare verso un cambiamento del proprio corpo, ma ad esaltare quelle che sono le proprie caratteristiche naturali, no? A portarle fuori, a portare fuori la parte più bella di noi che molto spesso invece viene nascosta. E quindi io di base il mio allenamento punta sulla qualità, punta sulla personalizzazione, perché credo tanto nell'importanza della persona. E poi insieme alla mia compagna Rossella Migliaccio abbiamo portato questo format super innovativo, che è l'allenamento nelle classi. Io amo tanto anche Rossella, sono molto contenta che sia qui oggi. Però focalizzato sulla forma del corpo. Quindi abbiamo, non so, un corpo a pera, triangolo, ecco, rettangolo. Cerchiamo di non cambiare la propria forma del corpo, però di aiutare le persone a creare un'armonia nella forma che hanno. Grazie Sara. Senti, grazie a te, Chiara. Beatrice, a proposito di corpi, parlavamo adesso con Sara di come il benessere fisico ed emotivo siano legati, e con il tuo di corpo hai fatto una rivoluzione che a me è piaciuta un sacco, perché tu a un certo punto hai detto, come Achille Lauro, me ne frego, cioè io rivendico il diritto a stare bene come sto. E tu hai un'esposizione pazzesca sui social e hai molte persone che ti seguono anche perché sei meravigliosa. La tua vita è cambiata in questi anni
e il tuo corpo ha accompagnato i cambiamenti della tua vita. Così è accaduto che, per esempio, quando sei rimasta incinta, molte persone che ti seguivano dicevano: ok, non sei più bella come prima, non mi piaci più, non sei più tornata in forma come eri, non ti seguo più. Ma non si sono lamentati a questo, hanno iniziato anche a insultarti, perché protetti dall'anonimato di una tastiera è molto facile diventare dei leoni da tastiera e buttare addosso violenza e tossicità. E con la tua resistenza, che a me piace un sacco, tu invece, ti voglio infatti chiedere, come hai deciso di reagire e come stai contribuendo a cambiare, come anche fa Dav, questo linguaggio di tossicità sui social? Beh, credo che in primis noi dobbiamo stare bene con noi stessi. Chi poteva rovinarmi un momento così magico come la gravidanza o come il mettere al mondo, no, un figlio? Chi deve giudicarmi per quanti chili ho preso? Non accettavano il fatto che io avevo preso 28 chili nella mia ultima gravidanza. Ero cambiata totalmente, anche in viso. E mi chiedevano: ma perché? Non accettavano questa cosa. E dico: ma chi è per dirmi, chi siete voi per dirmi che io non posso cambiare? Io sto bene con me stessa. Sto bene con mio figlio, i miei figli stanno bene, io sto bene con... Perché mi devi giudicare? E da lì ho iniziato un percorso su di me, perché anche io, leggendo questi commenti, non ti nego che mi facevano male, perché non mi vedevo bene. E la cosa principale che mi ha fatto star bene con me stessa è che mio marito, appunto Marco, mi ha detto: guardati quanto sei bella nonostante hai quei chili in più. E così io ho preso ancora di più sicurezza in me stessa, e in questo caso mi ha aiutato un percorso, mi ha aiutato mio marito. Ma ci sono tantissime ragazze giovani, soprattutto, che ne soffrono di questa cosa, ed è difficile proteggersi in un mondo dove ci sono tanti leoni da tastiera che non capiscono il male che fanno alle persone, ma in primis sono le loro frustrazioni che vengono fuori e commentano senza un senso. Io in questo sono anche con i miei bambini, li proteggo tanto da questa cosa, perché mio figlio, ad esempio, gioca a calcio. Stavate parlando prima di bambini, io ho 3 figli, uno di 10 anni che ormai è grande, e mi dice sempre: mamma, mi dicono che sono il più basso della classe, mi dicono. Io dico: e quindi qual è il problema di essere più basso? Magari il più basso poi diventa il più alto. Ti fa star male questa cosa? Sì, perché mi prendono in giro. E io dico sempre a lui, come a tutti i miei figli, il mio aiuto grande che è stato dato da parte della mia famiglia, che credo che provenga tutto dall'insegnamento e dall'educazione che ti tramanda la tua famiglia, è stata mia nonna. Mia nonna è molto stravagante, ha i capelli fucsia, è sempre stata abbastanza, diciamo, particolare agli occhi della gente, ma io la vedevo normale e la vedo tuttora normale. E mia nonna mi ha sempre detto: tu devi star bene per quella che sei, per come ti senti tu. Tu sei bella perché sei così, non bisogna essere giudicati o sentirsi giudicati dalle persone. Se io vado in giro così è perché mi piace, perché sto bene. Quindi nessuno ti può giudicare, e questo mi è stato d'aiuto soprattutto in questo momento, nel momento della mia gravidanza, del mio cambiamento, che appunto tutti questi hater, queste persone, queste leone da tastiera mi hanno attaccata. Da lì sono riuscita a dire e a capire cosa mia nonna voleva dirmi, no? Perché certo, quando sei adolescente non capisci, ti difendi, credi che la difesa sia l'arma migliore, quando in realtà sbagli a difenderti, non ti devi difendere, ti devi aiutare e capire quella che sei, e così è stato. No, sicuramente l'amore è l'arma migliore. Tu sei stata particolarmente fortunata perché hai avuto una protezione di una nonna con i capelli fucsia e uno sguardo di un marito pieno d'amore. E ancora, a volte non abbiamo questa fortuna, a volte tutta questa cosa ce la dobbiamo fare da soli. E siamo qui anche per questo, perché questa giornata che Dav ci sta consentendo di sgranare insieme porta proprio a questo. Tu tra l'altro sei ambassador del brand. Ti volevo chiedere quali sono i valori che vi uniscono e che ti hanno fatto subito decidere: sì, mi piace legare il mio cammino al vostro. Beh, il fatto che ha sempre Dav, sono orgogliosa innanzitutto di essere ambassador Dav, ma ha sempre deciso di sostenere questa dimensione di essere se stessi, che le diversità sono la nostra bellezza in realtà. E io mi sono sempre mostrata per quella che sono, con le mie smagliature, la mia cellulite, i miei chili in più, senza vedere un problema in questo, ma vedendo la normalità. E da subito ho cercato di trasmettere alle persone che mi seguivano, e così ho fatto. E niente, sono contenta perché tante persone poi si confidano con me, quindi ci consigliamo a vicenda. Tante volte io dico:
A volte è giusto ricevere critiche, ma che siano critiche costruttive, perché ci possiamo aiutare a vicenda, no? Non questo lo penso anche giudicare. Io. Un fatto è giudicare, un fatto è consigliare o confrontarsi. E questo ho imparato tanto anche da una mamma, che questa mamma qua faceva la logopedista, che a un certo punto sentiva tramite le storie sentire parlare mio figlio. E mio figlio ha dei piccoli problemi a livello logopedici, ma come tanti bambini hanno, ma anche noi adulti abbiamo. E mi dice, guarda, secondo me dovresti fare un percorso per migliorare. Così è stato un consiglio costruttivo, per cui l'ho portato effettivamente in un anno, siamo riusciti a fare un percorso per cui mio figlio parla benissimo e quella letterina che diceva sbagliata l'ha imparata normalmente, senza magari non giudicare come tante persone attaccano e mi dicono tuo figlio ha ancora 10 anni e non sa parlare, ma non ti vergogni che tuo figlio parla male a 10 anni, che madre sei? Ecco, questo non è un consiglio costruttivo, pensa a quelle mamme che non hanno quella grinta di potersi difendere e dire ok, prendo una posizione, capisco che effettivamente magari ci si può fare un controllo in più, ma che non sia un problema dovuto a io da mamma sto sbagliando. Questo deve essere, secondo me, ascoltato. Lo è. Grazie Beatrice, grazie veramente. A voi. Adesso vorrei chiacchierare con voi, Oksana e Benedetta, perché a proposito di bellezza e di corpi, mi piace moltissimo il racconto che voi fate della bellezza. E se ci pensiamo, noi siamo state dipinte, cantate, raffigurate per 2000 anni da uomini che ci hanno guardato con uno sguardo che non era solo maschile, era anche maschilista, perché era un sistema e una società patriarcale . E non credo di poter usare ancora il trapassato prossimo, però insomma ci stiamo lavorando, come diceva Stefania, però voi contribuite appunto a cambiare questo racconto. Dunque mi piacerebbe chiedere a ciascuna di voi una parola per riscrivere la bellezza, quella che utilizzate di più anche sui vostri social. E Benedetta, partiamo da te. Sicuramente, ecco, penso inclusività. Forse per riscrivere la bellezza userei la parola inclusività, perché per tanti anni in realtà la bellezza si basava sull'esclusività, quindi la bellezza era per pochi eletti. In realtà oggi non è così, vorrei far capire che la bellezza in realtà appartiene a tutti, appartiene anche a chi magari si sente non bello perché ha la cellulite, ha le smagliature, come diceva anche Beatrice. Non è questa, questa è la normalità e nella normalità c'è anche la bellezza. Poi l'inclusività, ovviamente vorrei far capire che anche una donna con disabilità, per esempio, può essere una donna bella e femminile. Vorrei anche che si capisse che guardandoci davanti allo specchio noi dobbiamo dire io sono bella, e penso che dopo questo evento di oggi, che appunto è la giornata dell'autostima, ce lo meritiamo. Quindi la bellezza con l'inclusività penso che sia una parola giusta per descrivere il valore della bellezza stessa. Io ti volevo anche chiedere, prima di passare la parola a Oksana, perdonami, già che ci sono, se ti va di raccontarci il tuo ruolo come Gender e Inclusion Editor per The WOM, perché tu stai facendo un percorso bellissimo, quindi ti volevo rubare proprio qualche Grazie. Minuto per questo. Grazie, sì, io ecco, sono la prima Gender Inclusion Editor in Italia, è un ruolo praticamente nuovo, quindi immaginate la responsabilità, il peso addosso, però la gioia infinita poi di poter parlare appunto di inclusione e di valorizzazione della diversità. Brevemente, The WOM è un brand proprio all digital di Mondadori, e basato proprio sul valore dell'unicità. Quando mi è stato proposto questo progetto e ho capito su cosa si fondasse appunto The WOM, ho capito che era praticamente si basava sulla realizzazione di video, quindi c'erano oltre 50 creator capaci di raccontare quindi il valore della diversità, il valore dell'unicità, e lo facevano senza filtri, un po' appunto come facciamo qui oggi, perché parlare senza filtri ai giovani secondo me è importantissimo, perché soprattutto i giovani, soprattutto la generazione Z, sono i più sensibili a queste tematiche, però bisogna farlo col linguaggio giusto, quindi penso sia fondamentale. Essere Gender Inclusion Editor nel dettaglio cos'è? Concretamente io, a parte sono anch'io una creator, quindi cerco di realizzare contenuti comunque inerenti al mio progetto di diversity inclusion, di appunto valorizzazione femminile, certo. Di parità di genere, ma la novità soprattutto è che se The WOM mi ha scelto non è soltanto per la mia disabilità,
so che sicuramente voi siete una platea molto sensibile, però credetemi, per tante volte magari c'era una sorta di spettacolarizzazione, passatemi il termine, della disabilità, quindi ti prendevano solo perché eri disabile. In realtà io sono anche un avvocato, una dottoressa in giurisprudenza e sono anche una donna, quindi prima di essere certo. disabile sono una donna con disabilità. Sicuramente la disabilità mi ha reso molto più sensibile e sicuramente anche molto più autorevole verso certe tematiche appunto legate alla disabilità, ma non sono solo questo. Quindi per questa per me è una grandissima vittoria e spero di svolgere il mio ruolo al meglio. Ci proviamo. Credo che tu ci stia riuscendo decisamente alla grande. Grazie infinite. Oksana, mi piacerebbe sentire qual è invece la tua parola per riscrivere la bellezza, quella a cui sei più affezionata. La mia parola per riscrivere la bellezza è unicità. Unicità perché comunque, come potete vedere, sono una ragazza albina e sono rara, ma soprattutto perché la società, parlando di esperienza personale, essendo una ragazza albina africana, mi ha spinto al muro, insomma, imponendomi una sorta di bellezza in cui io non mi trovavo, una bellezza in cui io non c'ero, una bellezza, cioè, in non cui... ti sentivi rappresentata, perché... esattamente, una cioè... bellezza in cui io non mi sentivo rappresentata, in cui io non vedevo altre persone come me, una bellezza in cui vedevi la solita ragazza ma non vedevi la ragazza albina o non vedevi comunque quella persona che potevi prendere come punto di riferimento. Perdonami, posso chiederti quanti anni hai? 22 anni. E nonostante ci siano tanti anni di differenza fra me e te, il mondo ancora non è così cambiato da aprire le opportunità e gli orizzonti nel mondo della moda, perché a me sembra di vedere invece che ci sia nel mondo della moda un desiderio di comunicare la diversità e la differenziazione nella bellezza, o ancora secondo te è specchietto per le allodole? La moda sicuramente adesso sta cambiando rispetto alla moda che conosciamo un po' tutti, si vede che comunque vogliono includere perché hanno capito che le cose non sono più come erano prima, che non siamo tutti uguali, che non abbiamo tutti quanti lo stesso fisico, non abbiamo tutti quanti lo stesso colore, non abbiamo tutti quanti lo stesso modo di vedere le cose. E quindi la moda per me, essendo anche una modella, è un modo per comunicare il mio essere diversa, ma il mio accettarmi, il mio saper impormi, perché prima di diventare modella, molte persone, io sono la classica ragazza brutta, se possiamo dirla così, sono quella brutta, quella adottata, quella strana, quella inquietante, sono stata veramente descritta con aggettivi che non devono essere usati con delle persone, ma le persone lo fanno perché è normale, perché non sono, come ho detto prima, nei criteri di bellezza. E per me essere comunque, far parte di questo mondo, di questo... possiamo dire questa onda, nuova onda che sta venendo nel mondo della moda, a me rende veramente, mi rende veramente felice, perché io stessa non avevo mai pensato di poter far parte di un movimento così grande, se si può dire così. Lo fanno le persone, perché quando non riescono a codificare facilmente gli insiemi sociali, allora preferiscono sbatterti ai margini. È più facile, no? Perché la strana, siamo tutti strani qui. Io, il mio soprannome da bambina era o la strana o la strega. Vivevo in una cittadina di provincia e me lo sono portato avanti per anni. Mi ci chiamano ancora quando torno, per i miei vecchi amici, io sono ancora la strana. Però penso che quello che stiamo raccontando questa sera, che stiamo facendo tutto, che tu fai sui tuoi social, perché il racconto che tu fai dell'unicità del tuo corpo è un racconto militante, è un racconto importante, mi piace molto quello che tu fai. Grazie. Mi piacerebbe anche che tu lo raccontassi. Allora, io nei social cerco sempre comunque di ricordare alle persone
che non è il nostro aspetto esteriore che determina chi siamo veramente. Perché io sono stata molto giudicata per la mia apparenza, perché normalmente per le persone una ragazza albina non può fare questo, non può fare questo, non può fare questo. E io crescendo ho sempre sentito tu non puoi, non farai mai questo, non andrai mai da nessuna parte. Sempre dei limiti, non ho mai avuto delle persone che mi dicevano tu andrai, cioè farei delle cose grandissime. Io mi sono costruita da sola, l'autostima io me la sono dovuta cercare, ho dovuto isolarmi e conoscermi, perché io sono arrivata a un certo punto in cui mi vedevo come le persone mi descrivevano, perché alla fine sentire sempre quello che gli altri ti dicono, tu inizi a pensare veramente che forse loro hanno ragione. E secondo me avevo proprio toccato il fondo e lì mi è venuto tipo un click, insomma, del io non voglio vivere secondo quello che le persone dicono, io voglio vivere secondo quello che io decido che devo vivere. Io sono chi voglio essere, infatti sui miei canali Instagram, non per farmi la pubblicità. Invece fatela, perché è fighissimo il suo canale Instagram. No. È vero. Non per farmi pubblicità, comunque ho scelto come nome I am Oksana, quindi io sono Oksana. Io non sono la ragazza albina, non sono la ragazza, non lo so, io sono Oksana, con i miei difetti, con i miei pregi, con il mio essere sbadata, non vedo qualcosa, vado a sbatterci contro, ci rido su. Io sono questa e attraverso i miei social io voglio far capire a quelli che mi seguono che vanno bene così come sono. Se qualcuno ti dice guarda che tu sei sbagliato, questo non è vero, perché solo tu sai veramente come sei, solo tu sai i tuoi, cioè solo tu sai veramente di cosa sei in grado di fare, solo tu sai che io per esempio non sapevo che domani mi sarei messa qui e avrei parlato con un pubblico. Sono cose che di cui non pensi perché comunque sei molto limitato. Alla fine non sono più gli altri che ti limitano, ma sei tu che inizi a limitarti da solo. E io voglio, attraverso i miei canali social, le persone non hanno l'ultima parola sulla tua vita, sei tu che decidi come la tua vita deve andare, sei tu che decidi se qualcosa va bene per te o non va bene, sei tu che decidi se è giusto o sbagliato, perché comunque alla fine la vita è nostra e siamo noi che dobbiamo vivere con noi stessi. E se noi non ci amiamo, io dico, mi sono sempre detta questa frase, se io non mi amo è un casino, perché alla fine io sono la prima persona con cui io devo vivere sempre, non è che hai ragione, lascio, se uno non si ama è un casino, non è che io mi lascio e vado altrove, io sono sempre con me, sono in 24 ore su 24. Comunque Oksana, è vero, noi non ci possiamo lasciare, ma mi hai ricordato una delle mie donne preferite, che è Marina Abramovic, che dice se mi dici di no è soltanto l'inizio. Quindi da un no possono partire delle grandi cose, da un non vai bene invece può partire di tutto. Ma è il momento delle domande del pubblico, quindi compariranno magicamente delle domande per voi. Forse ora, sì, domanda per tutti, quindi chi vuole risponda. Come posso accettare considerazioni altrui su un mio difetto fisico che io stessa fatico ad accettare? Non vorrei essere nei vostri panni, è tosta questa. Chi vuole rispondere? Vado io? Vai, vai Sara. Con la fiducia, con un percorso su se stessi, dandosi un valore, e a quel punto il giudizio degli altri è relativo, no? Puoi vedere come un'espressione di opinione esterna, ma non ti tocca interiormente. Benedetta? Allora, sicuramente non c'è una ricetta magica, però ecco, nella domanda stessa c'è la risposta, perché dici come posso accettare considerazioni altrui su un mio difetto fisico che io stessa fatico ad accettare. Sei tu il problema in questo momento, sei tu che non accetti il tuo difetto fisico, ma se tu non lo accetti, innanzitutto io poi vorrei dire una cosa, non si parla mai di difetti, io parlerei più di caratteristiche e far capire che non esistono corpi giusti o sbagliati, ma ogni corpo merita amore, quindi se non lo capisci tu per prima non potrai mai pretendere che poi lo faccia qualcun altro al posto tuo, quindi come dicevi anche tu prima, va bene anche un no, però da quel no devi aprire poi una porta e devi, ecco, accettarti. Volete rispondere anche voi, Beatrice e Oksana?
No, è stata bravissima, okay. Ha risposto a tutto quello che doveva rispondere, nel senso sta proprio nella domanda stessa la sua risposta, lei sa già, no? Perché che ha questa caratteristica, accettalo, perché sei bella così, quindi accettati. Sara, c'è un'altra domanda per te invece. Da professionista del settore, cosa ti senti di dire a tutti coloro che sui social dispensano consigli sportivi tossici? E soprattutto, cosa ti senti di consigliare ai giovani che, attratti dalla perfezione, cercano di seguirti? Sì, beh, io penso che come in tutti i lavori ci vuole molta serietà e molta professionalità. Quindi io dico sempre che ognuno ha il proprio lavoro, anche perché si scherza con la vita degli altri. Certo. E ricollegandomi al concetto di bellezza di prima, io quello che... per me la bellezza è creatività, quindi io il consiglio che do ai giovani è trovare proprio quel respiro di libertà interiore per essere creativi in tutti gli aspetti della propria vita, che sia il fisico, che sia il pensiero, che sia una poesia, che sia un'esperienza, però essere se stessi, perché solo nella libertà troviamo le parti migliori di noi. È bellissimo bellezza come creatività, mi piace molto. Benedetta, c'è una domanda per te. Sei stata davvero coraggiosissima, non tutti sarebbero riusciti a essere un esempio come te. E allora ti chiedo, cosa ti senti di consigliare a qualcuno che, per chi per un motivo, chi per un altro, si sente diverso? Ma già forse venire qui, in questa giornata, già te ne esci con una consapevolezza maggiore, quindi già capisci che la diversità può essere e deve essere un valore aggiunto, quindi capire già solo questo può essere un piccolo grande passo, però ognuno ha i suoi tempi, cioè nel senso non è che magari domani mattina se ci vediamo con le occhiaie stanche diciamo che non ce la potrò mai fare, sbagliato, perché ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue appunto capacità, quindi con calma però almeno iniziare è già un grande passo, quindi io non mi sento un esempio, però se la mia testimonianza può essere d'aiuto ne sono super felice. Benedetta De Luca, Sara Ventura, Beatrice Valli, Oksana Lipka, anzi, I am Oksana, io vi ringrazio un sacco e adesso partirà il terzo panel, quindi noi ce ne andiamo per lasciare il palco a Valentina Dallari, che è emozionatissima, la vera!